Allora, come esprimere costruttivamente un'emozione? Esempio, Luca ha appena insultato Marco con una parolaccia pesante. E questo ti fa arrabbiare, perché per te è importante che non ci si insulti nel gruppo. Frase tipica. Luca! Tu mi fai sempre arrabbiare. Smettila di essere così maleducato. Ha detto Francesco Aprile che io posso esprimere la mia rabbia. Quindi io lo esprimo. Giusto? Ecco, cara catechista, magari potresti farlo un po' meglio. Un po' meglio. Però se io non mi arrabbio, lui non capisce che ha sbagliato, mi devo arrabbiare. Ok. Consigli, consigli. Ed esempio. 1. Fermati un attimo e fai un attimo di silenzio. Ascolta. Ascoltati. Dai un nome alla tua emozione. Come si chiama? Cosa stai provando? Dillo, io sono arrabbiato, dittelo. È rabbia, è paura, è imbarazzo. Dagli un nome. Portati con te la ruota delle emozioni, te la metti in tasca, nella borsetta. Guarda, non sai, apri il foglio e cerchi la parola. E poi esprimila verbalmente. Qui ho messo una serie di regolette che si capiscono meglio con l'esempio che tra un po' vedremo. Però intanto leggiamole, poi ci ritorniamo così si capisce meglio. 1. Assumendoti la responsabilità della tua emozione, cioè la mia emozione è mia, tenendo conto del contesto, qui già è una prima risposta alla domanda che mi hai fatto tu ieri. Si deve sempre esprimere? Possibilmente sì, poi ci ritorniamo. Distinguendo il tuo punto di vista emotivo da fatti esterni, da interpretazioni automatiche, se possibile esprimi il tuo desiderio, come vorresti che andassero le cose. Trasformiamolo in pratica tutto questo, sentite la differenza. Luca, tu mi fai sempre arrabbiare, smettila di essere così maleducato, con Luca, io sono arrabbiato, ti ho appena visto insultare Marco, gli stai mancando di rispetto, quindi qui potete continuare a vostro piacere, potete dirgli smettila, chiedi scusa, non voglio sentire insulti, arrabbiati ma non insultare, cioè qui puntini puntini, ok? Che differenza c'è tra dire tu mi fai sempre arrabbiare e dire io sono arrabbiato? Non è la stessa cosa? No. Cioè io mi arrabbio quando vedo questa scena. Diverso, eh? La responsabilità delle mie emozioni è mia. Io mi arrabbio quando davanti a questa cosa. Potrebbe anche essere esagerata come reazione, però me ne assumo la responsabilità. Non è che tu mi fai arrabbiare, io mi arrabbio quando vedo questa cosa. Un'altra persona al mio posto non si arrabbierebbe. Poi quel sempre, stiamo bollando la persona, tu mi fai arrabbiare. E poi subito, smettila di essere così maleducato. In questa frase, diamo a Luca tutta la buona intenzione di voler fare il bravo. Se noi non diciamo qual è il comportamento giusto e diciamo solo sei maleducato, sei così, sei, cioè diamo il bollino alla persona, non all'azione, ok? Quella persona non sa qual è l'azione da correggere e qual è l'azione positiva da fare che tu vorresti che io facesse al contrario. Ok? Quindi, questa frase, per quanto semplificata sul piano didattico, secondo me, messa a confronto con la prima, ci dice esattamente le cose che stavamo dicendo. Torniamo un attimo. Aspetta, questo no, andiamo indietro. Cioè, mi assumo la responsabilità della mia emozione tenendo conto del contesto. Se sto parlando in pubblico, a un ragazzino, a un nonno, a un bambino, è chiaro che la mia modalità deve cambiare, no? Come tutte le forme di comunicazione. Devono tenere conto del contesto e del destinatario. Distinguendo il mio punto di vista emotivo dalle interpretazioni automatiche. Tu sei quello che è, tu sei maleducato, tu sei così.
Io mi arrabbio perché questa cosa secondo me è sbagliata e ho anche il diritto di arrabbiarmi. Però te lo dico, qual è la cosa? Non tu mi fai arrabbiare, la cosa davanti alla quale io mi arrabbio. Se io riesco a mantenere questa distinzione, posso anche alzare la voce. Cioè non devo dire, scusa Luca, sai, io pensavo che il tuo comportamento sarebbe alquanto disdicevole, perché tu sai che in questo momento davanti al ragazzo, e la rabbia dove sta? Tu stai provando rabbia, falla vedere, perché questa rabbia dà il peso energico emotivo al tuo rimprovero. Solo che deve essere una rabbia che non deve essere distruttiva, quindi la incanalo in un certo modo. Ok? Se no, l'altro perché mi dovrebbe ascoltare? Non sente l'energia nel mio discorso, no? Non sente l'emozione. Ecco perché io posso anche celare un'emozione, però la mia comunicazione in realtà si impoverisce. Punto. Seconda cosa, e se lui ci resta male? Se lui ci resta male, così come io sono responsabile delle mie emozioni e decido cosa farne, lui sente le sue emozioni e decide cosa farne. Mi ribatte, sta zitto, piange e poi vediamo che fare davanti a ognuna di quelle reazioni. Ma io non posso leggere il pensiero, interpretare che sicuramente lui farà così, allora, bim, bum, bam, anche perché noi non sappiamo. Seconda cosa, lui vedremo come risponderà. Questa è una questione molto forte in ambito educativo. L'esempio che ho preso non a caso è sulla rabbia, perché molto spesso c'è una visione falsamente buona. Per non rimanga fa culo vagnone, no? Nascondiamo, non diciamo. Poi diciamo, però non segue mai le regole. Ma tu, tostano poco. No, se no, poverino, resta traumatizzato. È ovvio che resta frustrato, certo, perché qualsiasi limite al mio istinto è una frustrazione. Ma è inutile che ci prendiamo in giro. La questione è come supero la frustrazione, non il fatto che sia frustrato. Lo ripeto? Ciò che mi fa crescere non è non avere frustrazioni, ma è come le supero e che tipo di frustrazione. Che è chiaro che se poi mi dai mazzate, mi uccidi, è chiaro che è così, vabbè. Ma spero che quello ormai è assodato, no? Però io non posso dire no, io a mio figlio gli do 10.000 caramelle e 10.000 cioccolate, casa non mi piange l'uvagnone. Perché è chiaro che lì, a sto punto, quando lui ti piange, quella sua manifestazione emotiva di tristezza sarà manipolativa. E se è manipolativa, io non ti rispondo. Sulla differenza tra emozione reale e manipolativa, dopo la pausa. Buona pausa.